Continua la rassegna Viva Verdi Multiculti, giunta alla sua 28esima edizione, promossa da Arteria, l'Associazione di Arte e Cultura di Matera. Ieri 8 ottobre nel salone della Fondazione Le Monacelle il concerto di musica etnica indonesiana con il gruppo Ojabius. Un gruppo musicale che rappresenta la voce più autentica della tradizione, della cultura e della filosofia Batak. Gruppi etnici che abitano la parte settentrionale dell'Indonesia. Questo è un progetto che mi è stato segnalato da Isra Valera, che è uno dei più grandi percussionisti al mondo e che spessissimo lavora in Indonesia, a Bali, come percussionista, facendo progetti misti tra il jazz e la musica tradizionale dei luoghi in Oriente. Un concerto immersivo ed evocativo di un mondo arcaico e lontano dal nostro. Especially Bataks. Loro usano la cultura musicale, folcloristica e moderna, quindi fanno un mix e da lì nasce questa nuova musica che loro hanno creato o stanno producendo in Indonesia e si chiama Bataks. Loro collaborano con altri musicisti e creano questa musica veramente particolare.